Ciao, oggi parliamo della differenza dei debiti tipo 1 e dei debiti tipo 2. In realtà la differenza è semplicemente la causa scatenante e la vedremo subito dopo averti ricordato che io sono Emanuele, sono studente di medicina alla fine del terzo anno e nonostante il diabete che ho da quando ho 5 anni e mezzo, sono ancora vivo dopo più di 15 anni. Evviva, tanti complimenti a me. A parte gli scherzi, sono stato diabetico per più di... sono stato solo ancora diabetico da più di 15 anni e nonostante questo ho fatto ciclismo agonistico per diversi anni e sono diventato che cambia italiano, per cui si può sopravvivere, fare una vita normale, nessuna privazione, anche se si ha diabete. Veniamo all'argomento del video, differenza tra diabete tipo 1 e diabete tipo 2. In realtà le uniche differenze, come ho già accennato in introduzione, sono legate al fatto che il diabete tipo 1 ha un certo tipo di meccanismo scatenante che è diverso dal diabete tipo 2, però per quanto riguarda la terapia a volte è semplicemente sovrapponibile. Per quanto riguarda il diabete tipo 1, le cause sono generalmente autoimmuni. In realtà non si sa ancora il meccanismo per cui questo accada. Probabilmente è un'iperreazione da parte del sistema immunitario, ma non si è ancora chiarito in modo specifico le cause che portano a questa iperattivazione. E se quindi si vengono prodotti anticorpi che agiscono contro le cellule beta del pancreas, in realtà agiscono contro le isole di Langerhans, che sono responsabili appunto della produzione di insulina. Le cellule di Langerhans sono composte dalle cellule alfa che producono glucagone, cellule beta che producono insulina, ma anche altre cellule che producono altri ormoni, tra cui ad esempio la somatostatina. Per quanto riguarda quindi questi anticorpi agiranno poi contro il pancreas, contro cellule, contro queste cellule che vanno a comporre le isole di Langerhans, le elimineranno e quindi l'organismo pian piano vedrà meno la produzione di questi due ormoni, da cui poi scaturirà l'esordio di diabete tipo 1. E questo è ad esempio il diabetico di tipo 1, perché viene generalmente per cause non ambientali, c'è una certa familiarità per diabete, però non si sa bene come avvenga questa trasmissione. E quello che si può ricordare è comunque che non è comunque possibile fare una predizione su quelli che saranno eventualmente la possibilità di avere figli con diabete oppure no. Non è comunque il diabete, essendo una cosa che viene attivata da un'iperreazione del sistema immunitario, non è comunque una cosa che si può trasmettere al proprio figlio discendente, per cui non è una trasmissione diretta. Però a volte è stata correlata una certa familiarità. Per quanto riguarda invece il diabete tipo 2, questo è correlabile a tutti i fattori di rischio, come ad esempio il fumo o l'obesità, dopo ve li elenco. Questi determinano quindi l'incapacità del pancreas di tenere il ritmo con quello che è la necessità di insulina da parte dell'organismo. Ad esempio, l'organismo ha bisogno di 10 quantità di insulina, il pancreas riesce ad arrivare a 8 normalmente, per cui per un certo periodo riesce ad arrivare a 10, ma se noi continuiamo a chiedere di più il pancreas una certa dirà: guarda, io ho prodotto 10 per un po', però adesso non ce la faccio più, per cui smetto di produrlo. È detta male, ma è per dirla molto spiccia. In realtà non è che smette, diminuisce la produzione. Il problema del diabete tipo 2 però è spesso che dato che vi è un calo nella produzione di insulina, i sintomi non sono così evidenti come nel caso del diabete tipo 1 e quindi non si avranno diagnosi magari anche per 1 o 2 anni nonostante ci siano alterazioni dei valori di glucosio e questo può contribuire con eventuali manifestazioni cliniche che si possono avere più avanti. Altra cosa, proprio per i diversi tipi di insorgenza di malattia possono esserci terapie diverse. Nel caso del diabete tipo 1 non si può prescindere dalla terapia insulinica, mentre nel caso del diabete tipo 2, in alcune situazioni, ovviamente quello consigliato dal medico curante, dal diabetologo, non sono certo io in questo momento a stabilire quali, si può sostituire l'assunzione di insulina con una corretta dieta piuttosto che con farmaci ipoglicemizzanti, ovvero che abbassano la glicemia per via orale. Io ti ho detto comunque le informazioni che servivo in quanto neofita magari nel mondo del diabete. Ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video che ti aiutano nella tua gestione della terapia. Puoi trovare video quindi riguardanti il diabete e lo sport piuttosto che come migliorare la glicemia o quali accorgimenti utilizzare per averla più corretta. Ti ricordo di lasciare un mi piace, un commento ed iscriverti al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!